Eccoti, ti sentiamo. Allora, Davide, stavo guardando i dati macroeconomici che sono usciti alle 11 in punto sul PIL dell'Eurozona, in linea sostanzialmente sia con le attese che con il dato precedente. Il PIL su base annuale 2,5%, adesso recupero anche il grafico per la nostra regia, ecco. Ecco, PIL dicevamo 2,5% su base annuale, in linea con le attese, con la rilevazione precedente, e abbiamo visto questa mattina vendite al dettaglio italiane invece in calo, sono ai minimi storici dal 2013, Davide. Come li vedi questi dati? L'hanno chiamato tutti, gente non sentiva la risposta. Ma sì, ma va bene. Abbiamo un problema con l'audio di Davide, adesso lo richiamiamo. Intanto, come dicevamo, andiamo a fare una panoramica sui dati macro. Abbiamo visto il PIL, eccolo, adesso lo sentiamo, Davide. Ok, questo è il bello della diretta. Esatto. Allora, a noi piace PIL, anche così. Quindi... Allora, dicevamo, visto i dati macroeconomici di giornata tra i market mover di oggi, le vendite al dettaglio italiana che ahimè sono scese ai minimi storici del 2013, mentre il PIL dell'Eurozona è sostanzialmente rimasto invariato sia con la rilevazione precedente e sia per quanto riguarda le stime. Sì, diciamo che per quanto riguarda il PIL io credo che questo rallentamento dell'economia in ogni caso si vedrà nel trimestre successivo, cioè non è questo il trimestre su cui valutare questo tipo di situazioni. Quindi ci sta tutto che il PIL sia uscito così, diciamo, in Europa. Attendiamo però la prossima release per verificare se ci saranno delle modifiche o dei cambiamenti, diciamo così, strutturali nell'andamento dell'economia. Per quanto riguarda le vendite al dettaglio, a mio avviso è anche un po' pesato il numero di festività presenti nel periodo indicato, che per un certo verso ha stimolato magari qualche acquisto in più, però i giorni di chiusura sono stati di più. Sì, Davide. Ieri abbiamo sentito le dichiarazioni da parte di esponenti della BCE, Pratt e poi Weidmann, su dichiarazioni che poi hanno avuto ripercussioni anche sul cambio euro-dollaro, risalito a 1,17, oggi lo vediamo a 1,18, sull'annuncio che tutti si aspettano già dalla prossima settimana sulla fine del quantitative easing. Ci sei, Davide? Purtroppo sento la voce che va e viene. Credo di avere capito che si parli delle dichiarazioni fatte ieri da membri della BCE, credo. Sì, esattamente. Sì, certamente. E questo renderà chiave la riunione della prossima settimana, perché la prossima settimana credo che Draghi dovrà fare chiarezza se dovrà essere tapering oppure no. Ci sono già tante polemiche relative all'intervento della BCE sui BTP italiani, forse non proprio un whatever it takes nel momento in cui c'è stato il maggior flusso di vendite sul BTP, e dovrà in qualche modo fare chiarezza sia su questo elemento sia sul fatto che si parla sempre più spesso di un tapering, almeno da annunciare probabilmente da maturare verso la fine di quest'anno. Non riesco a sentire Davide, proviamo a risentirlo. Intanto andiamo a vedere come si sta comportando lo FIBA più 0,14%, lo vedete a 21.830 punti con 13.546 lotti scambiati alle 11.15. Indici europei, andiamo a vedere gli indici europei tutti in positivo tranne Londra, che è virata in territorio negativo, cioè dello 0,13%. Positivo il DAX più 0,12%, Parigi più 0,40%, Madrid più 0,70% e il FTSE MIB, come abbiamo detto, territorio positivo più 0,14%. Lo spread, andiamo a dare un occhio allo spread, e ecco, in area 235 punti cede il 3,43%. Chiedo alla regia se possiamo collegarci nel frattempo con il nostro prossimo ospite, Gianluca Braguzzi. Nel frattempo
Nel frattempo vado a vedere, ecco, le prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani nazionali, cominciando dal Sole 24 Ore in primo piano. Oggi il Consiglio dei Ministri, governo, dalle pensioni alla pace fiscale e ai centri per l'impiego. Ecco i primi provvedimenti estivi. Alla vigilia del G7 di Maio l'Italia resta nella NATO ed è alleata degli USA. Andiamo sul Corriere della Sera che mette in primo piano il delitto, la cronaca, un fermo per l'assassinio di Sacco, la procura, il quadro è evidente. In seguito a Pomigliano, da Pomigliano d'Arco, Di Maio, restiamo nella NATO e alleati USA, ma avanti, dialogo anche con Mosca. In aula, Luigi, questo lo posso dire, no, ecco il fuori onda Conte, Di Maio, la gaffe su Pier Santi del Rio attacco. Concludiamo con la Repubblica.it in primo piano la polemica Pier Santi Mattarella del Rio a Conte. Se dimentichiamo chi ci ha preceduto non avremo un grande futuro. E abbiamo ripristinato l'audio con Davide Biocchi, allora lo risaluto Davide. Un saluto a tutti i telespettatori. Cambiando tipo di tecnologia funziona subito tutto meglio. Perfetto, allora abbiamo detto che sarà una settimana molto intensa, quella della prossima, tra la BCE che seguirà poi la riunione della FOMC, quindi c'è molta anche aspettativa sui tassi di interesse. Esatto, sarà la settimana delle banche centrali perché avremo mercoledì, diciamo, la Federal Reserve e giovedì la BCE. E come dicevo, non so se si è sentito, Draghi sarà chiamato a dare delle risposte sia sull'atteggiamento tenuto durante la fase critica delle vendite sul BTP in Italia, diciamo, sia anche per quanto concerne il tapering che sembra più annunciato di prima. Bisognerà vedere se lui dirà subito quando potrà cominciare oppure se dirà che stanno valutando e lo dice alla riunione dopo. Secondo me questi sono i due temi sul tavolo, ma sarà una settimana che sarà guidata da questi market mover. Esatto, tra l'altro oggi invece parte il G7 in Canada e sarà anche il debutto del nostro neoministro Conte. E lui ha dichiarato che la prima cosa sarà farsi conoscere, la seconda sarà farsi rispettare. Poi sul tavolo, come sai, come sappiamo, c'è anche la questione dei dazi. Assolutamente sì, i dazi sono pesanti, Trump aveva inizialmente promesso magari trattamenti differenziati, alla fine li ha applicati e credo che ci sarà ampia discussione da questo punto di vista. Io credo per questo giro, diciamo così, che l'Italia tenderà più che altro a prendere confidenza con l'ambiente del G7, sarà forse nella seconda occasione in cui arriveranno richieste più specifiche. Ecco, al momento, nella giornata odierna, come vedi i mercati, come ti stai muovendo? I mercati erano partiti bene, ieri l'America ha fatto, soprattutto nel finale, un buono spunto rialzista, poi però si sono un po' seduti e diciamo così che attualmente passano in una fase un po' interlocutoria dove nonostante diciamo, la positività come dire, annunciata all'inizio si sta un pochino riducendo il margine di guadagno. Va bene, questo per i mercati americani. Ok. No, questo per i mercati europei di oggi. I mercati americani ieri hanno chiuso bene, oggi i mercati europei erano partiti molto bene, ma ora stanno un pochino ritracciando. Va bene, su che cosa ti stai concentrando? C'è qualche titolo che ti piace particolarmente? Beh, diciamo che in linea di massima, come dire, oggi è il momento di essere negativi su Atlantia, che sta decisamente perdendo. Mentre in generale sono le banche i titoli più esposti al rischio BTP che recuperano assieme alle poste, quindi c'è proprio una crescita di settore. Però devo dire che nelle ultime sedute il titolo che mi ha più attratto è senz'altro STM, che si è mosso in forte controtendenza nei giorni scorsi, fa parte, come oramai è noto, di quel settore che a me piace tantissimo, che è quello industriale, diciamo così, e in un momento in cui Fiat è senz'altro un po' più debole, diciamo così, senza dubbio invece noi abbiamo STM che è pienamente sugli scudi. Va bene, va bene. Allora, stavo guardando se c'erano particolari richieste. Intanto volevo chiederti di Rimini, sei sicuramente a Rimini, quali sono i prossimi appuntamenti? Dove ti Beh, troveremo?
A Rimini ci sarò senz'altro, ci sarà una fiera ricca di appuntamenti, ovviamente io sarò allo stand di Diretta con tantissime iniziative dedicate, diciamo così, a spaziare a 360 gradi sul trading. Avremo la premiazione delle Universiadi, avremo Rob Hoffman come ospite straniero, parleremo di trading, di piattaforme nuove, insomma avremo tantissime novità e nell'arco dei 2 giorni ci sarà modo per chiunque volesse venire allo stand anche di salutarci molto cordialmente. Te lo ricordi il nome dello stand? Beh, certo, è Diretta, quindi... No, il numero. Ah, il numero no, non lo so. Non lo so esattamente. Prima avevamo detto quello di Pietro Di Lorenzo, adesso volevo dire anche il tuo, no? Per la par condicio. Ok, no, non so il numero. Come sta andando la Trading League? La Trading League sta andando molto bene, c'è un grande successo di pubblico. Personalmente sono incappato in un errore, diciamo, il martedì, per cui nel tentativo di recuperare ho un po' forzato la mano e questo porta alti e bassi. Però non dispero da qui alla fine di recuperare un po'. Difficilmente sarò tra i 2 finalisti, ma comunque vinca il migliore come sempre. Chi è in testa, Davide? Per ora c'è in testa un ragazzo della Repubblica Ceca, che è un esordiente da questo punto di vista. Poi c'è Eugenio Sartorelli, ottimo amico e ottimo trader, in seconda posizione. Attualmente i 2 finalisti sarebbero loro. Va bene, va bene. Grazie Davide Biocchi per essere stato con noi. Grazie, un saluto ai telespettatori. A te, alla prossima. E sento